cielo sereno e terzo stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Scelgo Francesco Totti, uno dei più grandi campioni del calcio italiano, in grado sia di guidare l'attacco che di giocare tra le linee. Qui è un giocatore completo, in grado di fare tutto, con in più la capacità di dare un tocco di magia ed eleganza al gioco. Sono certo... Conclusione! Cerca di pescare il compagno col filtrante. Mostrano un buon controllo del gioco. Owen! Elegante! C'è fallo! Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Palla a Vieira. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Neymar. Riceve in Vieira. Splendida reazione del portiere! Ottima la parata del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. È ben posizionato e spazia via la palla. Fernando Torres dimostra di saper fare anche il difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Sulla palla interrompe l'azione. Pallone lungo in verticale. Sancho. Rijkaard. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Palla intercettata. Gerrard, intervento energico. Riesce ad intercettare. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. E sbaglia completamente il suggerimento. Rijkaard. Vieira. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Passaggio smarcante, ora deve si prova il tiro. Un gol strepitoso. Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. 1-0 dunque. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale. La conclusione. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere.
partiti e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Lancia il compagno nello spazio. Possibilità, chance per tirare. Comincia a essere molto comodo. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Niente da fare per l'estremo difensore, poteva solo sperare che non mantenesse la calma. E si Rashford ha provato a tirare subito ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Sulla fascia, in profondità. Grande movimento nello spazio. Incornata! 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Si riparte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Rashford prova a metterci piede. Ecco Owen. La butta dentro. Rijkaard. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Ottimo il fraseggio. Maldini si è fatto trovare pronto. Gerrard, autore di un assist oggi, prova la giocata nello spazio, si avvicina alla porta, può provare, stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile, una rete che si è costruito tutto da solo, che iniziativa, che senso del gol. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero, veramente fantastico. Risultato ormai assoluto. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Intervento decisivo, vediamo cosa succede. Cartellino rosso, episodio che può davvero cambiare la partita. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è costato caro, sembra infortunato. E ora dovranno giocare il resto della gara in 10. Occhio al tiro! Un gol incredibile, pazzesco, straordinario! Come ha fatto? Un tiro eccezionale! Continuano a infierire su una difesa che fa acqua da tutte le parti e ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata!